as Lord at thy birth. Alla Circolo Meli a Mito Porto Salvo insieme al signor Nino Denaro. Buonasera. Buonasera. Dietro di noi uno splendido presepe da lei ideato. Vuole parlarci un po' la lavorazione? Beh, intanto abbiamo impiegato, dico abbiamo perché è stato ideato e realizzato da me e da mia moglie. Quindi abbiamo impiegato circa 4 mesi per farlo, perché è in polistirolo, però è trattato, è tutto lavorato, insomma tutte le tegole, come può vedere, sono fatte tutte a mano, voglio dire tutte le strutture, le finestre, i lampioncini, insomma c'è un lavoro abbastanza complicato. Certo, quando una cosa piace si fa volentieri. Certo, i giovani non amano forse fare il presepe, io sono della... allora a me piace, perché io l'ho sempre fatto. Ci sono diversi modi per poterlo realizzare. Quest'anno l'abbiamo fatto così. Certo, bisogna vedere per bene, perché ci sono le varie fasi, la notte, il giorno, l'alba, il tramonto, addirittura se il nostro operatore può vedere i comignoli delle case, può vedere che esce anche il fumo, insomma. Quindi quello che volevo chiederle è la tecnica utilizzata nello specifico, come fa? Beh, questo non sto qui a dirglielo. Diciamo che c'è sul polistirolo, diciamo volgarmente, un intonaco, e poi ci sono 7 mani di pittura che la rende così, poi diciamo come se sono case antiche, con l'umidità, con tutte queste cose. Anche quelle tegole che possono sembrare moderne sono fatte di DAS, insomma, voglio dire, tutto sono state realizzate con impegno e con amore, ecco. I materiali utilizzati dunque sono dei materiali molto semplici, poi trasformati. Certo, è polistirolo. E poi non so, le porte delle case vengono fatte
con le cassette della frutta, per esempio, ecco, insomma, il presepe viene fatto proprio con materiale riciclato, ecco, quindi poi ci vuole un po' di fantasia, ci vuole passione, come in tutte le cose. La ringrazio. Grazie a voi. E buona serata. Grazie, altrettanto.